Siamo in piena preparazione, ma questo video andrà in onda quando già le immagini saranno per le nostre strade e ci sarà una particolarità perché quest'anno sono state cambiate 4 basi di 4 misteri. Ci vuoi raccontare di più? Certo, quest'anno si realizza un obiettivo che l'Arciconfraternita del Rosario e il Consiglio Direttivo in carica si era prefissato, quello di creare un'uniformità, una migliore armonia tra tutte le statue dei misteri che vengono portate in processione il Venerdì Santo. E quindi abbiamo affidato alle mani esperte degli intagliatori salentini Alfonso e Virgilio Pizzoleo di Poggiardo la realizzazione di 4 nuove basi processionali per le 4 immagini dei misteri dolorosi. Le immagini sono state realizzate interamente con metodi tradizionali, intagliate e assemblate completamente a mano, secondo chiaramente l'antica arte della realizzazione delle basi processionali che afferisce un po' al 700 e all'800. E le basi in più sono state abbellite, ecco, da una particolarità importante che è rappresentata dai simboli della passione afferenti praticamente ad ogni immagine. E questi simboli sono raffigurati in ovali dipinti da un artista bitontino, Michele Martucci, a partire dall'immagine di Gesù nell'orto degli ulivi, dove abbiamo ad esempio l'immagine dell'angelo con il ramoscello dell'ulivo che è stato dipinto e raffigurato, l'immagine di Gesù alla colonna, abbiamo il riferimento alla colonna. Nell'immagine di Gesù alla canna abbiamo il riferimento agli instrumenta passionis, quindi alla canna con cui fu affidata a Cristo, re dei giudei. Mentre nell'ultima immagine, quella relativa a Gesù carico della croce, abbiamo invece il velo della Veronica. E questi ovali sono stati poi abbelliti anche dalla raffigurazione, praticamente sullo sfondo, di alcuni simboli della nostra città, come ad esempio la cattedrale, la chiesa di San Francesco della Scarpa e il torrione. E quindi ecco, ci auguriamo, ci prefiggiamo che queste basi processionali siano chiaramente non solo un'opera d'arte da ammirare e da vedere, ma ecco, con questo rimando ai simboli della passione ci aiutino ancora di più ad entrare nel mistero della passione il Venerdì Santo.